Siamo in qualche maniera lì all'aeroporto di Fiumicino perché ieri sono rientrati 15 membri dell'equipaggio italiani e il comandante della Diamond Princess. Abbiamo parlato molto, ricorderete, di questa nave ormeggiata al largo del Giappone a Yokohama con a bordo migliaia di persone, alcune delle quali, moltissime delle quali, positive al coronavirus. Questa la quarantena è durata 2 settimane. Ecco, poi ricordiamo ieri che infatti gli ufficiali e il personale di bordo che sono tutti rientrati hanno fatto il tampone, i tamponi sono tutti negativi, il secondo tampone. Insomma, di questo rientro ci racconta tutto Maria Grazia Sarrocco. Perché è tornato lui, no? Che l'abbiamo salutato, il cavaliere nominato dal Presidente della Repubblica. Guardate. Every day is so wonderful. Ben tornato in Italia. Grazie. Come sta? Benissimo, grazie. Ci fa piacere. Molto contento di essere qui e non vedo l'ora di andare a casa. Immaginiamo, la quarantena è finita. Assolutamente sì. Siamo tutti negativi, abbiamo avuto 2 test, non uno, e quindi, ripeto, non vediamo l'ora di andare a casa. Ad accogliere il comandante Gennaro Arma, il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Speriamo veramente che gli italiani possano prendere esempio dallo spirito che avete avuto voi nel mantenere il sangue freddo. I momenti in cui ha avuto paura, temuto che le cose degenerassero? Il momento più difficile è stato chiaramente quando sono stati annunciati i primi casi positivi. C'è un'emergenza da affrontare e quindi cerchi di dare il meglio e di fare quello che deve essere fatto per il bene della causa. Commendatore al merito. Grazie, sono onorato e molto grato. Lei si sente un eroe? No, mi sento una persona che ha fatto semplicemente il suo dovere. Agli italiani cosa vuole dire in questo momento? Dico di restare uniti, di restare positivi, c'è un grande spirito di sacrificio in questo momento da parte di tutti, non è semplice, lo sappiamo, però nei momenti di emergenza, nei momenti di difficoltà il popolo italiano, che è un popolo meraviglioso, tira fuori sempre il meglio.